Buongiorno, 13 aprile, primo pomeriggio, sono più o meno le 15, le 3 del pomeriggio e oggi nuovo vlog perché oggi faremo l'impronta del piedino di Alessandra, quindi voglio ricordarmi di questa giornata e voglio rendere partecipi anche voi come sempre. E poi voglio farvi vedere anche, prima di andare di là a fare l'impronta, voglio farvi vedere i regali della mia amica che ieri non sono riuscita a farvi vedere nel vlog precedente perché avrei fatto veramente un rumore pazzesco e la bimba dormiva, insomma, quindi vi faccio vedere tutto adesso. Allora, vi appoggio qui un attimino, allora vi faccio vedere velocemente in questo sacchettino qua. Ha preso dei pensieri per Federico e gli ha preso questo maxi coniglio bellissimo di cioccolata. Tra l'altro ci siamo fatte praticamente lo stesso regalo, perché io ho regalato un coniglio grosso così, ma tutto incartato di rosa a lei e uno azzurro per il suo compagno, quindi praticamente quando ho visto questo ho detto ok, ci siamo scambiati i conigli praticamente. Comunque questo qua, guardate che carino, proprio bello bello bello, questo è per Fede, per Pasqua. Poi gli ha preso questo costumino qui, super fashion, guardate, risalta pure in video, sembra proprio fluo in video ancora di più. Fatto così ed è un po' più grande perché penso lo metterà più l'estate prossima, però abbiamo visto che legando bene, stringendo il cordino, potrebbe anche andargli per quest'estate. 8-10 anni ed è appunto tipo bermuda, insomma, pantaloncino, molto bello. E poi gli ha preso, per sua immensa gioia, e l'ha già anche montato, questo, forse ci sono ancora dei pezzi dentro, cioè degli adesivi e le istruzioni. Questo aeroplanino, questo jet della Lego City, lui è stato felicissimo perché adora i Lego, e basta, quindi insomma è rimasto super super felice. Aspettate che rimetto tutto a posto. E poi invece per Alessandra, non contenta, ha preso regalini anche per Alessandra per Pasqua e ha preso questa coppia di ciucciotti 0-6 mesi, fatti come piacciono ad Ale, tra l'altro, dritti con la palletta, diciamo, non con la parte in su. 0-6 mesi, tutti rosa con la nuvoletta. So se... Ecco, con la nuvoletta con i cuoricini. Anche di qua. E poi questo body 2-6 mesi, quindi lo sfrutterò più avanti, molto molto carino con tutti questi pois colorati, veramente veramente grazioso. E questo è per la piccola Ale. Nala si lamenta, cosa c'è? E poi invece per me ha preso questo coniglietto rosa, quindi per quello dicevo abbiamo fatto uno scambio conigli praticamente, questo coniglietto rosa per Pasqua. E poi per il mio compleanno, vabbè, c'era il bigliettino, buon compleanno, tanti auguri, buon compleanno, di buona Pasqua, Stellina mia, ti voglio bene, Silvietta, per Robertina e Alessandra. E mi ha preso da Sephora, scusate, dal pacchettino. Allora, dentro c'erano queste due maschere qua. Questa qui l'ho già provata, me l'aveva regalata la mia amica Marta per il mio scorso compleanno, mi pare. E la conosco ed è veramente molto molto valida, molto buona. Questa qui ve la consiglio, l'avevo già provata. È veramente super idratante. Poi io amando il cocco, quel profumo mi ha proprio rilassata tantissimo. Quindi sono stata felicissima di averla ricevuta nuovamente. E poi invece c'è anche questa qui, che non ho mai provato, ma già dal pacchettino mi ispira tantissimo. Se sempre di Sephora, sempre una maschera viso, 5 in 1 make up primer. Non so cosa si intenda, però insomma, deve stare solo su 3 minuti, quindi molto più veloce dell'altra, che mi pare sia 15 minuti questa qui. Sì, 15 minuti contro 3 minuti, quindi voglio provare questa qua che è super veloce. E poi in quest'altro pacchettino qua, sempre Sephora, mi ha fatto un regalone. Mi ha regalato questo kit di Mycelarence con il Reboost, il Remove e il Recharge.
Spero di aver pronunciato bene. Comunque, una è una crema rinfrescante idratante, la Re Boost. Poi c'è la Remove, che è un gel purificante. E poi c'è il Recharge, che è una sleep mask, quindi una maschera notte. Quindi sono curiosissima di provare tutte e tre. Praticamente c'è la full size di Reboost, che è proprio un 50 ml all'interno, e poi ci sono le due size, una da 30 e una da 15 ml, quindi comunque belle grandi. Sono curiosissima di provarle, sono felicissima perché non ho mai provato nulla di Clarins, quindi insomma mi coccolerò, insomma. Ho ricevuto un sacco di cose per coccolarmi, perché dopo il parto ci stanno un po' di coccole, ragazze. Quindi la prima volta che Ale dorme mi farò un bel trattamento relax a casa, una spa a casa. E niente, ora sistemo tutto e nascondo dalla portata di Nala, perché lei, se vede il cioccolato, se lo mangia di nascosto, quindi via. E andiamo a fare l'impronta alla piccola Ale. Allora, qui abbiamo aperto, stiamo leggendo le istruzioni. Passo per passo, il mio amore, nonché papà. Grande papà sta facendo l'argilla per fare l'impronta di questo piedino. E c'è anche Piedino che collabora, che ci aiuta. Eh sì. Ciao ciao. Guarda. Ah, ok. E già qua c'è la forma, e qua si va a mettere l'argilla poi. E poi tanto niente, ci sono le foto. Non so al contrario. Leggi, amore. Posiziona la parte rettangolare del telaio su una superficie pulita. Occhio che. Eh sì, ho appoggiato la. Ascolta, prendi il tuo della pizza. Poi? Allora, amore, come sta andando? Piano piano, ce la facciamo. Ce la stiamo per la fare. Forma c'è quasi. C'è. Devo solo stenderla un po' col mattarello e renderla più uniforme ancora. Però in teoria ci siamo. Sì. Facciamo qui. Oddio. Aspetta. Ecco, tu tieni lei, così ho libero gioco col piedino. Non ci serve adesso lo scotch, fermi. Vieni, per amore. No, di qua. Il manicomio. Aspetta, pronti? Via! Pronta dei tuoi, ce l'abbiamo fatta! Buongiorno, abbiamo appena fatto la pappotta e adesso andiamo a farla anche noi, eh? Manina dolce. Ciao Fede, buongiorno anche a te. Buongiorno. Allora, stamattina avevo voglia di schiuma nel cappuccino, solo che devo cambiare le pile all'affarino che monta appunto la schiuma. Sì, si sono completamente scaricate, quindi ora le cambio e ci facciamo... Ups! E ci facciamo la schiuma. Ragazze, sono cosparsa da biglietti d'amore. Questo è il bigliettino che mi ha lasciato Riccardo stamattina prima di andare al lavoro, che ho trovato adesso, e poi Fede anche.
Da parte di Fede per mamma per colazione con la faccina fatta di pan di stelle. Perfetto. Sono veramente una donna super amata. Schiumetta fatta. Che buona. Sono abbastanza disperata perché ho un sacco di cose da fare. E, mamma mia che cielo nero. Nuovamente nero. Questi giorni qui a Torino è così. E sono indietrissimo, ho un sacco di cose da fare, tra cui ritirare le cosine di questo stendino, fare subito, mi appoggio qui, mi ho messo sul bucato praticamente, fare subito un'altra lavatrice, che faccio appunto adesso, perché c'è un sacco di roba di Alessandra da lavare e i miei pigiami che si sporcano puntualmente di latte, e quindi lavo tutto insieme col detersivo delicato, perché poi lei alla fine, tenendola sempre in braccio, cioè sempre tenendola in braccio, io preferisco lavare i miei pigiami con il detersivo con cui lavo i suoi vestitini. E niente, quindi ora mi sbrigo e carico la lavatrice. C'è qualcuno che si sta svegliando. È vero. Non sa cosa fare. Vestiti ritirati. E adesso devo stendere quella cesta lì. Tutine di cosine mie. Aiuto. Aspettate che appoggio qui. E niente, volevo farlo in vostra compagnia, così appunto poi chiudo il vlog. Tra l'altro volevo appunto chiedere un consiglio ad alcune di voi, o perlomeno a chi ha partorito in maniera naturale, quindi come me magari mi può dire, diciamo, la sua esperienza, raccontare la sua esperienza, perché sono un po' preoccupata, perché appunto nonostante io abbia partorito il 7 di marzo, ad oggi ho ancora delle perdite. E quindi sono un po' pensierosa, sapete, no, quando non siete tranquille, non ho un sentore, diciamo, positivo su questa cosa, quindi spero vivamente che non sia nulla di che, tipo residui di placenta e cose del genere, perché sarebbe davvero, insomma, cioè, so che appunto poi bisogna andare in ospedale, devono farti ripulire, insomma, tutto, e non ho voglia veramente, solo l'idea mi terrorizza. Quindi spero che siano semplicemente perdite che vanno un po' per le lunghe, ecco. Quindi volevo capire la vostra esperienza, se anche a voi è capitato, insomma, mi consolo, magari è normale. Io mi ricordo per Federico che sinceramente una ventina di giorni dopo già mi erano andate via, forse, non mi ricordo che si fossero prolungate tanto, ecco. Quindi mi fa un po' strano, non sono molto convinta, e spero che non ci sia nulla, perché ci manca solo questa, cioè non ho voglia veramente. Allora, sto preparando la cena e alla fine ho fatto spinaci e cosciotti di pollo. Faccio vedere, qua c'è gli spinaci e qua i cosciottini di pollo. Sono uscita un po' in balcone. Non so se vi capita mai, ma avevo bisogno di una boccata d'aria proprio.
E con mia piacevole sorpresa sono uscita e c'è proprio aria pulita, fresca. Infatti ho quasi freddo, però ho proprio bisogno di uscire. C'è anche Nala, lei tutte le volte che esco in balcone non manca mai, cioè a lei le piace proprio stare fuori in balcone quando c'è il sole, prende il sole, le piace proprio tanto. E niente, avevo bisogno proprio di questo, di un respiro all'aria aperta e non lo so, oggi sono un pochino depressina, non lo so, mi sento un po' di nuovo triste. Spero che questa cosa se ne vada, sinceramente, perché è brutto. È brutto, veramente brutto, perché magari per 2 giorni sono bella felice e oggi... Oggi gira un po' così. Ma per fortuna ho voi che mi tenete un sacco di compagnia. Veramente, a volte ringrazio i video, YouTube, i vlog, ringrazio questo mondo che non ti fa mai sentire sola, per assurdo, mai. Anche perché molte volte, anche se non sei sola, con persone fisiche accanto, ti senti comunque sola. Cioè, è assurdo, ma è così. Però insomma, adesso rientro, cucinerò il mio pollo e i miei spinaci. E niente. Prima c'era un signore anziano qua sotto, che c'è un aereo. C'era un signore anziano qua sotto che abita al piano terra della mia palazzina, all'altra portina, e lui vive da solo con il suo cane, no? Ed è sempre gentile, gentilissimo. Ogni volta che lo incontro mi saluta, proprio cordiale, ed è lui da solo col suo cane, mi fa una dolcezza incredibile. A volte mi capita, essendo comunque io una persona abbastanza sensibile, no? Sono una persona che osserva molto, di cuore, mi commuovo facilmente, no? Sono fatta così. A volte vorrei essere una vera stronza per non patire così tanto, invece tante volte soffro proprio perché sono così, così sensibile, no? Mi capita di osservare le persone anziane, guardarle e pensare chissà quante cose ha vissuto quella signora, chissà quante cose ha passato, belle e brutte, certo. E mi immagino un evento per ogni ruga, no? È proprio vero che le rughe sono la nostra storia, no? Il nostro vissuto, la piega delle nostre risate o... non lo so, a volte mi capitano questi pensieri. E, è proprio vero il detto che c'è... Ho visto un post una volta su Facebook che diceva: non è vero che le persone che piangono, le persone sensibili, sono deboli. Perché provate voi a sentire tutto e a rimanere in piedi. Secondo me questo è un detto verissimo che mi rappresenta veramente tanto. Io sento tanto le emozioni e non è facile a volte restare in piedi, però va bene, bisogna farlo, quindi, oddio, e quindi si va avanti, insomma, domani andrà meglio di oggi. Io vi mando un grande bacio, ragazze, mando un bacino, vi saluto qua, torno dal mio pollo e ci vediamo prestissimo con nuovi vlog.